cucina. Chiamato alle armi il 16 luglio 1942, ferito al viso dallo scoppio di un proiettile nemico, mentre uscito dalla trincea tentava di lanciare una bomba a mano. Trauma perforante alla cornea dell'occhio sinistro. Visus ridotto al moto della studente in medicina. Chiamato alle armi il 16 luglio 1942. Occhio destro. Ferito al viso dallo scoppio di un proiettile nemico, mentre uscito dalla trincea tentava di lanciare una bomba. Condizionali di netto miglioramento. Trauma perforante alla cornea dell'occhio sinistro. Visus ridotto al moto della mano a 20 cm. Occhio destro. Abrasioni superficiali. Con possibilità di oftalmia simpatica. Condizioni generali di netto miglioramento. Sì, mamma. È il momento di comprare, Matteo. È il momento di comprare. Bisogna fare dei debiti. Io compro, Matteo. Io compro. È fresca fresca, guarda, l'ho raccolta stanotte. Non posso, sono chiusa dentro. La mamma è uscita. Che scavalca, no? Poi mi sgrida. Quei porci ci hanno lasciato senza comando. Non finisce qui. Gliela faremo vedere noi. Hai capito tu? Che vuoi? Un abito. Daglielo, mamma. E dove sei? 20 chilometri da qui.
Non posso tornare a casa in divisa, mi fanno la pelle. Ci sono i fascisti in giro. Cos'hai lì all'occhio? Al fronte. E adesso stai qui a cogliere fiori? Non credere. Non mi piace stare a guardare. Non sempre si capisce in anticipo. Senza essere stati fascisti, abbiamo fatto il loro gioco. Se vuoi, adesso è il momento. Sei andato volontario? Sì. Pensavo che il mio dovere fosse di non rinchiudermi all'università, ma di andare a combattere. Hai finito? Ti sei laureato? Ti serve un medico? Beh, ne so abbastanza. Non ce la facevo starmene a casa. Io ho creduto a tutto. Non mi sono risparmiato, ho rischiato la pelle. Ma ora ho capito che quello che ho fatto è stato inutile. Io voglio agire, voglio prendere delle iniziative, stando dalla parte giusta. Con chi vincerà? Nel nostro gruppo siamo tutti comunisti. Anch'io lo sono. Cioè, ho simpatia, vorrei diventarlo. E credo che sarebbe il mio partito. Non ho letto, non ho studiato molto ancora, ma vorrei approfondire. Il problema non è di leggere, aggiornarsi. Sei un comunista nel momento in cui non sei più un borghese. Nel momento in cui fai una scelta pratica. Non che ti metti soltanto a leggere, ad approfondire tutti i classici del marxismo. Ma io ho già scelto di stare con voi. E allora dovrei tenere presente che noi GAP non siamo soltanto partigiani. Siamo comunisti. Noi non combattiamo soltanto i fascisti e i tedeschi, ma la classe che rappresentano, la borghesia, la vera responsabile di tutta questa rovina. Sai fare una bomba? Sì. Se sei d'accordo vorrei subito cominciare. Va bene. Ma sarà meglio che ti togli quella cosa lì. Non garantirei per la tua pelle. Si vede ancora la ferita. Metti degli occhiali scuri, è facile, no? Se sei tanto affezionato a quella benda, puoi usarla quando non sei in azione. Dieci minuti al coprifuoco. Gli altri dovrebbero essere già qui. Facciamo un giro. Sta attento. Questo è il punto. Non è arrivato nessuno. Non preoccuparti. Possiamo fare anche da soli. Fuori c'è soltanto la sentinella. Aspettiamo ancora un po'. Ti do io il segnale. Fa finta di essere un passante. Ho già strappato l'esca. Mi scoppi in mano, non la tengo. Ah! 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 Ah!
Madonna addolorata! Dio santo benedetta, aiutami te! E mo! Scusi. Tutta la minestra per terra! Scusi. Guarda! Guarda! Guarda te che mi hanno fatto! L'aiuto! Ma aiuta! Con la minestra ci ho lavato la strada! Un'ora di fila ho fatto, sa! Posso andare io a riprenderla? Mo che è finita! Vi siete fatta male? Sì, allo stomaco! Oggi non si magna! Ti vassalli! Fanno la guerra loro! Ti porci, sti zozzi, ladri, assassini! Porci! Porci! Chi sei? Amelia. E adesso? Adesso sono in vacanza. Fra qualche giorno tornerò a scuola, in collegio. Pulisciti. Hai la minestra dappertutto. Abiti lontano? Un po', dopo San Pietro. Mia madre mi aspetta e se tardo mi sgriderà. È cattiva? No, no. Un giorno mi ha preso per i capelli e mi sbatteva la testa contro il muro. Ma non è colpa sua, con tanti guai, tante preoccupazioni, questa malattia di mio padre che non finiva mai, e poi la sua morte. A lei piaceva essere ricca, era ricca e poi più niente. Solo il denaro che mio padre aveva destinato per la mia educazione. E così a scuola vivo da signora e a casa no, e ne imparo di cose. So come si vive da ricchi e da poveri. Cos'hai lì nel cesto? Ma niente. Ti posso aiutare? Avete da mangiare a casa? Sì, abbastanza. I fiori in tavola non mancano mai. Ho solo le foglie. Questa è una sedia e questo il letto della cucina. Questa è la libreria. Nella minestra non c'è sale. Dovevi andare tu a cercare il sale. E invece ci mandi questa poveretta di tua madre. E allora perché non c'è nella minestra? Non l'ho trovato. Io sono andata per l'olio. Ma sta zitta, va! Accidenti. Come farà a piacerle tanto? Fa schifo. E poi l'olio non l'hai portato. Palmira non ne aveva oggi. C'è qualcos'altro da mangiare? Insalata. Almeno fosse lavata. Senza sale, senza olio. Quella è la macchina da cucire. Quella brutta pezza sopra diventerà un bellissimo vestito. Ne abbiamo cuciti molti ricavati dai vecchi io e la mamma, perché fra una settimana vado da zia Gina, che ha un villino in campagna, molti soldi, e sa educarmi per bene. Due coltelli per le pietanze. Il coltello sulla destra, la forchetta sulla sinistra e mai asciugarsi il sudore con il tovagliolo. Oh, Giacinto, il prato si è riempito di camomilla, bisogna estirparla. Si vede, sa, che non sono tutte margherite. Sì, signora, la taglierò. Sceglierò fior da fiore. Ho una buona notizia, è fiorita la rosa. Oh, la mia Dorothy Perkins. Solo che non vorrebbe che giocassi con i maschi, ma non ci sono che maschi nelle ville dei vicini. Io poi ci sto bene lo stesso, che differenza fa? Non capisco perché i grandi si ostinano tanto a separarci, a farci crescere in un modo diverso. Ho scarto il nemico! All'attacco, Giovanni! Io per esempio mi diverto a giocare con loro alla guerra. E solo perché una volta che mi hanno presa prigioniera e Mario mi ha strappato il vestito, visto che io mi vincolavo come un'anguilla. E poi, per la rabbia che mi ha fatto venire, ci siamo picchiati di santa ragione, zia Gina mi ha proibito di frequentarli per 3 giorni. Amelia, Amelia, ascoltami. Gridando e cercando di farmi entrare bene in testa che una femmina è una femmina, e un maschio è un maschio, che io sono gentile e loro volgari. È proprio un fatto naturale. Come puoi fare a botte con loro tu, una fanciulla? Fare a botte invece di farti proteggere. E adesso può darsi che la zia Gina abbia ragione. Ma quello è stato un caso. Con i figli di Palmira non mi succede mai. Forse perché lì ci sono anche 3 femmine. Amelia, entra, entra. Ma con loro stiamo insieme senza mai litigare. Mm.
70 chilometri, andata e ritorno. Che su quella strada tirano bombe a tutto spiano, come quel giorno che scappai insieme ai tedeschi e per poco non ci lasciavamo tutti la pelle. Pazienza loro. Capita come oggi, per esempio, che gli aerei degli alleati si abbassano tanto e ci mitragliano noi ciclisti. Renato, è noi! Scappa! Scappa, scappate! Così io mi butto nel fosso e speriamo bene. Madonna mia! Ma anche con tutti questi pericoli, io mi diverto un mondo ad andare in bicicletta. È proprio solo l'unica cosa che ho, anzi, l'unica cosa che mi sembra un gioco. Perché tutto il resto mi fa star male. Ormai ho paura di tutto. Delle urla di mia madre. Vergognatevi tutti! Delle facce dei tedeschi. Di quei teschi. Sugli abiti neri dei fascisti. Delle scarpe che non mi crescono con il piede. Dell'uva che matura. E mi ricorda che l'ottobre è vicino. E che dovrò andare a vivere con quelle monache. Secche e nere. Tutte in fila. Che mi portano a messa ogni mattina quando sono da morire. E subito dopo la messa a cantare nel porticato. Nizza, Savoia, così capolà, manda per l'ordo di Romanità, tu Nizzi nostra sponde monti va. Che ci saluta dall'alto della scaletta che fa da podio. Mi raccomando, ragazze, studiate per il maggior profitto. Solo così diventerete delle buone mogli, delle buone madri, delle buone cittadine. Saluto al re. Vive re! Saluto al duce. A noi! Sia lodato Gesù. Sempre sia lodato. E buona giornata. Grazie altrettanto, signora direttrice. Una scuola davvero eccezionale. Ci tengono molto a fare bella figura. Forse perché la maggior parte delle allieve sono figlie di dirigenti politici. Ministri, sottosegretari, gerarchi. Studiamo perché una ragazza di buona famiglia deve studiare. Ma anche quelle di noi che andranno all'università sanno che tutto questo si fa per avere una buona cultura e basta. Sì. Brava, brava. Brava, brava. Brava, bravissima, brava. Per non sfigurare nei salotti, che... quando saremo accanto a un marito importante. Un pezzo grosso, un fascistone. Tutte sappiamo che avremo un marito importante. Beh, tu avrai un marito importante se sarai brava. Sarai brava, sì? Sì. E di conseguenza continueremo ad esserlo anche noi, come in casa di nostro padre. Anch'io avrò un marito importante. E lo amerò tanto.
Non gli farò fare mai brutta figura. Terrò unita la nostra famiglia e il nostro patrimonio. Io però dovrò faticare molto per conquistare tutte queste cose. In compenso sono bella e questo faciliterà il compito. Ecco perché pazienza le monache, pazienza la messa, pazienza il grembiule, la camicia, che per non offendere il pudore tolgo solo per cambiarla, e sulla quale indosso quella da notte, prima di infilarmi sotto le coperte, che è il momento più bello della giornata, perché ho finalmente il tempo di pensare alla mia mamma, che amo tanto, quando è lontana. Quest'uomo chi sarà mai? Ora mi faccio coraggio e glielo chiedo. Non credo si arrabbierà. È un uomo posato, abbastanza vecchio. Avrà almeno 30 anni. Lei chi è? Come si chiama? Mi chiamo Matteo Bianco. Che cognome buffo! Non è un cognome. Ho fatto la guerra. Ora faccio del mio meglio per recuperare il tempo perduto. Sono ancora giovane. Ho 23 anni. Mi dispiace. L'occhio è una cosa grave. Ma almeno così non tornerà più in guerra e può starsene a casa sua. E tu pensi che con tutto quello che succede dovrei chiudermi in casa a giocare a scacchi con mia madre, a leggere libri, a fumare? Io devo proprio andare, sa? Grazie, arrivederla. Un'ora di strada. Mi fa male la caviglia. E sono già le 2:30 passate. Matteo Bianco Bianchi, responsabile della propaganda, terrà la prima lezione del corso di scuola politica sul tema il materialismo filosofico marxista. Dovete scusarmi, compagni, se nell'esposizione del tema mi aiuterò leggendo. D'altronde io parlo di rado in pubblico e leggo soltanto perché temo di non essere abbastanza esatto e corretto. Poi alla fine apriremo il dibattito e se ci saranno dei dubbi, delle obiezioni, io potrò rispondervi. Dice Engels che il quesito supremo di tutta la filosofia è quello del rapporto del pensiero con l'essere, dello spirito con la natura. I filosofi si sono divisi in due grandi campi secondo come rispondevano a questo quesito. I filosofi che affermavano la priorità dello spirito rispetto alla natura formavano il campo dell'idealismo. Gli altri che affermavano la priorità della natura appartenevano alle diverse scuole del materialismo. Contrariamente all'idealismo, il materialismo filosofico marxista parte dal principio che il mondo e le sue leggi sono perfettamente conoscibili, che la nostra conoscenza delle leggi della natura, verificata dall'esperienza, dalla pratica, è una conoscenza valida, che ha il valore di una verità oggettiva. Ecco perché il legame tra scienza e l'attività pratica, il legame della teoria con la pratica, la loro unità, deve diventare per il partito del proletariato la stella che guida la sua rotta. Compagno, non ho capito. Nessuno ha capito. Ma le lezioni precedenti si svolgevano diversamente. Forse è la lettura che non comunica. Quelli che sono venuti prima di te, parlando, si facevano capire meglio. D'altronde, dai nomi che mi facevi, mi pare che fossero dei competenti specifici. Io ho dovuto prepararmi di sana pianta. Comunque, dal momento che io sono qui perché voi capiate, e non per compiacermi della mia bella voce, cercherò di ripetere le stesse cose con le mie parole. Dunque, semplificando al massimo, i filosofi si sono divisi in due campi. Gli idealisti, che affermano la priorità dello spirito rispetto alla natura, e i materialisti, che affermano il contrario, cioè che il mondo materiale percepibile dai nostri sensi è l'unico mondo reale. Insomma, la materia non è un prodotto dello spirito, ma lo spirito è un prodotto della materia. Mi sono spiegato meglio? Non ho capito, non abbiamo capito. Non ci interessa lo spirito e la materia. Parliamo dello sfruttamento in fabbrica. Ma abbiamo fatto tutto un calendario di lezioni. Dobbiamo imparare a lavorare scientificamente, non spontaneisticamente. Dalla materia arriveremo a parlare anche dello sfruttamento. Non possiamo capire tutto in una volta sola.
Potevate anche informarmi del loro livello. E qui ci vorrebbero degli esperti, dei pedagogisti. Io sono la persona meno adatta. Forse non capiamo perché non ci fai capire. Bisogna partire dai nostri problemi. Io mi domando una cosa. Qui si ripete continuamente che siamo noi operai che produciamo tutto. Tutti gli oggetti che si usano, i mezzi di trasporto, le strade, le città, quella matita, l'abito che porti, questi che portiamo noi. Non c'è niente al mondo che non sia stato bagnato dal nostro sudore e non abbiamo niente. E anche le idee sono nostre, anche il capitale che Marx ha scritto è roba nostra. Ma come dimostra la tua lezione, compagno, visto che noi non abbiamo capito, allora vorrebbe dire che non sono nostre nemmeno le idee. Ma noi capiamo perché ci capita ogni giorno di renderci conto che siamo sfruttati. Quindi queste idee che sono nostre le possiamo capire. E allora il problema non è quello di continuare a semplificare, ma di usare un altro metodo. Perché se noi non impariamo vuol dire che questo metodo è sbagliato. Tu devi partire dalla nostra vita di tutti i giorni, dal nostro lavoro, dalla nostra famiglia. E da lì puoi arrivare ai principi generali. Non che un compagno, sapiente quanto vogliamo, venga qui a farci una lezione di marxismo. Di niente. Dov'è un telefono? Scusate, compagni, torno immediatamente. Tutto può succedere, il governo non aspetta altro che noi usiamo certe parole per schiaccianti, noi dobbiamo proibirci di usarle, anche di solito. Ma non un governo democratico, direzione del Partito Comunista. Allora, a che ora mi hanno chiamato dalla sezione di... Chi va per le fame? Anche tu, no? Beh, io andrò a Viscosa, lui la Pantanella, se no... Bisogna di... Il governo va impaurito. Ma anche rassicurato, perché noi siamo tentati dagli americani e succede un macello. E Stalin sta... Stalin non può intervenire. Facciamo la fine della Grecia. Ma mettici sopra il Vaticano e la Roma. Gli altri che deciderate. Al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, via delle Botteghe Oscure, Roma. Il Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico dell'URSS è indignato per il brigantesco attentato compiuto da un essere che è al di fuori del genere umano contro la vita del capo della classe operaia e di tutti i lavoratori d'Italia, il nostro amato compagno Togliatti. Il Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico è contrariato dal fatto che gli amici del compagno Togliatti non siano riusciti a difenderlo dal vile attacco a tradimento. A nome del Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico dell'Unione Sovietica, Giuseppe Stalin. Ciascuno di noi ha ben chiaro quello che dovrà fare. Allora io direi di muoverci e fare anche presto. Io vado a... Mao Zedong. Da qua. Non c'è più tempo, devi andare subito in macchina. Sì. Cosa dice? Sono con noi, ci ho avuto la mia mandare a mandare. Sperano che noi reagiamo per massacrarci tutti. Ci crederanno? Ma? Neanche tu ci credi. Siamo tutti con voi. Sei qui da 3 notti. Non siamo. Bene. Vieni, dobbiamo riunirci. Sì. Non è certo piacevole venirvi a dire certe cose, ma non ci si batte per perdere, per farci onore. Ma chi ti dice che dobbiamo perdere? Chi lo ha detto? Quando si presenterà un'occasione simile? Quando ci troveremo così uniti tutti? Io riferisco. Non sono stato io a deciderlo. Ma noi vogliamo anche capire per ubbidire. La direttiva è chiara. Il compagno Togliatti è stato chiaro. Lo ha ripetuto.
non accettare la provocazione. Siamo noi che dobbiamo scegliere come e quando attaccare. Voi non potete deciderlo. Voi non potete saperlo. Ma può solo saperlo chi ha un quadro complessivo della situazione. Bisogna avere la massima fiducia nei dirigenti. Noi dobbiamo credere nel partito che oggi ci dice che dobbiamo riporre le armi, che dobbiamo continuare pacificamente la lotta. Il grande compagno Stalin ci ha approvato. Dobbiamo continuare a muoverci su un doppio binario. L'ora della rivoluzione è proprio quell'ora. Non un'ora prima, non un'ora dopo. Non un minuto prima, non un minuto dopo, ha detto Lenin. E questa non è l'ora buona. Come si fa a decidere che non è l'ora buona? Chi è lei? Amelia. Non può riconoscermi. È passato tanto tempo. Sono cresciuta. Mi aiuti a ricordare. Ne vale la pena. Io ero una ragazzetta e lei mi vide investire una vecchia che portava una pentola di minestra. Si offrì di aiutarmi. Aveva un nome strano, ma quello non lo ricordo. Il suo viso sì. Ah, sì, sì. Ma ora è così diversa. Ero una bambina. Come sta? Che strana. Come mai è qui? E cioè, che fortuna incontrarla. Venga, mettiamoci da una parte, qui ci urtano tutti. Anch'io non speravo dopo tanto tempo. Cittadini, alle prossime elezioni votate Partito Socialista Italiano. No alla legge truffa. Cittadini, votate e fate votare Partito Socialista Italiano. Votate. Ho piacere di averla incontrata. Ecco, sono arrivato. Io abito. Deve essere molto bella. Perché non sale a vedere? Deve qualcosa e poi va via subito, se vuole. No, grazie, devo andare a casa. Sono già le 2:30 passate. Ma sarà facile rincontrarci. Passo sempre di qui a quest'ora quando esco dall'ufficio. Anche domani? È un giorno come tutti gli altri. Non si preoccupi, non aspetto nessuno. Ah, sì. Allora, le piace qui? È molto grande e comodo, tutto per lei. Vivo da solo, sì. Perché? Preferisco. O forse non sono troppo fortunato, o forse ho poco tempo. O forse nessuno mi vuole. È imbarazzante, non si sa bene. Perché certe cose avvengano. Poi questi occhi. Ho tentato di tutto. Già 2 trapianti. Uno da animale e uno da uomo. Vivo? No, morto. Appena morto. Da 24 ore. In regola con la legge. Un tentativo che non è servito a niente. E così non mi fido dell'amore a lungo termine di una donna. Vuole dei complimenti. Lo sa benissimo di essere attraente. Grazie. Forse lei vedrà poco, ma gli altri non sembra. Cioè, e poi può sempre ritentare. Lei mi amerebbe? Sarebbe disposta a dare per me un occhio vivo, uno dei suoi, per amore? Ma non so. Mi ci lasci pensare. Stia tranquilla. Anche se lei volesse, io non accetterei mai. Non serve. Di qua ci vedo abbastanza, sa? Però è chiaro, il solo pensiero la spaventa. Ha mai amato a prima vista? Io non sono il tipo che si ama a prima vista. Non si regoli su me. Non ne so molto dell'amore. Proprio così. In collegio a studiare fino a 2 anni fa. E subito dopo il lavoro e l'università insieme. Non c'è stato molto tempo. Solo qualche esperienza insignificante. Ma se è così importante per lei essere amato a prima vista, credo di sì, che possa essere amato a prima vista. Lavora davvero così tanto? Con quella faccia dovrebbe far lavorare gli altri. Perché? Crede che una bella faccia sia una ragione sufficiente per sfuggire alle proprie responsabilità? Per farsi mantenere dagli altri? Non è mica una malattia. Solo che è duro, è molto duro. Tutto questo perché quell'idiota del segretario generale della provincia
Quando sono andata da lui insieme a mia madre, che volevano licenziare perché lei, assunta durante la guerra, non era di ruolo, ha detto a mia madre, divaricando gli occhi sulle punte dei miei seni: si preoccupi, cara signora, assumeremo sua figlia al suo posto, che è giovane e in età di concorrere ai ruoli. E così entrerà in casa lo stesso stipendio. Per voi non cambierà nulla. Certo che non è cambiato nulla, una via l'altra. Venga, venga, signorina, che l'accompagna dal direttore generale. Sarà ben felice di conoscerla. E conti sul mio appoggio incondizionato. Oh, quanta grazia, mia carissima figliuola. Sarà la migliore impiegata di tutti gli uffici dell'intera provincia. Ne abbiamo proprio bisogno. E poi una cultura classica, veramente una ragazza con tutte le lingue. Lei è assunta. Addio, dolcettina. Allora siamo d'accordo. Addio. Da domani può prendere servizio. L'aspettiamo. Ma non le pesa il lavoro all'università insieme? Sa come si lavora in questi uffici. È un pro forma. Riesco anche a studiare. Signorina, se pensa che qui si debba anche lavorare, la pregherei di battermi a macchina questa lettera. Ecco. Con comodo, sa? E corregga pure, come fa di solito, i miei errori. Sì, signor geometra. E tu insisti, chiamalo ingegnere. Ma se è geometra? Quello ti farà licenziare. Già le donne gli stanno sulle scatole. Tu per prima, che se ti lauro gli puoi fregare anche l'incarico. E poi come farei io a non vederti più? Lasciami in pace anche tu. Uno di questi giorni la smetterai di fare la difficile. Aspetta il principe azzurro, lei... Io non aspetto nessuno. L'amore verrà quando verrà. Devo lavorare. Voglio farlo in pace. E non voglio passare la giornata a difendermi dagli attacchi del mio compagno di stanza. Ne ho già della fatica da fare. Con me al mare ci sei venuta però, eh? E per lui vuol dire una cosa sola. Non può avere un amico, una ragazza, eh? È offensivo. Come fa altrimenti uno a sentirsi uomo? Per la verità è un po' faticoso. Ma non durerà in eterno. Una volta laureata le cose andranno meglio. E poi non è detto che nel frattempo non capiti qualcosa. Si è mai innamorata? Non direi. È vergine? Perché me lo domanda? Che cosa gliene importa? Una semplice curiosità. No, una ragione precisa. Perché se ti dicessi che non sono vergine, cercheresti di portarmi subito a letto, senza preoccuparti se io sia o no d'accordo. Se ti dicessi di essere vergine, avresti paura di comprometterti. Mentre io vorrei che non esistesse questo problema. Non c'è scampo. Anche tu sei come tutti. E mi dispiace, perché sono attratta da te. Ma è inutile pensare che un uomo possa essere una cosa diversa. Tra poco saremo a letto insieme, perché io lo desidero. Ma per quanto ti riguarda, proprio perché non sono vergine. Allora hai capito, eh? Metti tutto in ordine. Prima la camera da letto. Poi lava i piatti intanto che fai da mangiare. Fai il sugo con un po' di pancetta, una bella cipolla, un po' di sedano, una carota, fai un bel battuto, poi lo mescoli, lo fai rosolare bene, un pochino di carne, mi raccomando, eh? E ricordati che devi imparare a diventare una brava padrona di casa, perché chi non sa fare non sa comandare. Ciao, eh? Buongiorno, signora. Buongiorno, cara. Ciao! Ma che fai qui? Passavo. Tutto in disordine. No, no, e poi ho tante cose da fare. Guarda qui, guarda là. Due bicchieri. Tutti piatti. La mamma torna subito. È meglio che tu vada. La mamma ci crede che è meglio che rimanga. E io rientro dalla finestra. No, cucù. Ti ho presa. Lascia stare adesso. Vattene. Su. Vieni qui, dammi devi un bacio. Devi andartene. Senti, lo sai che cosa facciamo? Adesso tu vai via e poi domani sera vengo al cinema con te, va bene? Va bene. Ecco, adesso vai. No. Ora dovrai spostarmi per forza.
Ecco a che serve la forza muscolare degli uomini. Guarda lì come mi ha ridotta. Neanche a gridare mi ero messa, per paura che la vicina sentisse e facesse la spia. Tutto inutile. Beh, sì, perché quell'idiota il giorno dopo si assicura che io sia in ufficio di lei. E va da mia madre a raccontarle tutto. Ma io voglio sposarla, mamma. Oh, davvero? Posso chiamarla mamma? Mamma. Mi aspettano insieme a casa e appena entro la mamma comincia a gridare. Mettiti in ginocchio e chiedi perdono a Dio. Se mai vorrà perdonarti per quello che hai fatto. Ma è stato lui, io non volevo. Taci, sciagurata. Non te la meriti la fortuna che lui voglia sposarti. Ma io non voglio sposarlo, mamma. E lei sembrava morta. Da quel giorno la mamma mi spia continuamente. E per me la sera è sempre tempo di coprifuoco. Anche ora che la guerra è un ricordo lontano. Andiamo, andiamo a bere, a ristorare bene. Andiamo bene a ristorare bene, d'un'innocente amor. Andiamo, mio bene, andiamo. Bene a ristorar d'un innocente amor. Ti amo. Ti amo. Sei felice? Sono felice. Anzi, potrò esserlo se questo sarà un vero amore. Se continuerà, se tu non sarai distratto, se non mi farai soffrire, se staremo insieme, se ci sarai quando ti cerco, come io dovrò esserci quando tu mi cercherai. Se non mi amerai solo perché sono bella, ed è la cosa più infondata a desiderarmi per questo. Voglio dire, se non mi considererai una cosa, non so bene come definirla, non so bene, ma è una sensazione che ho sempre avuto. Quella di vivere in funzione degli altri. Forse è troppo difficile. Il fatto è che ti amo. Anche se ieri mi avevi promesso di telefonarmi e non l'hai fatto. E oggi troverai un'ottima giustificazione. E se già cominci, appena fatto l'amore, a scappare via dal letto. Come domenica, per esempio, che non dovevamo andarcene. E che bisogno c'era? Questa è l'ora di tornare a casa. Lo sai che sono le 9. Dove sei stata, eh?
Da quell'altro che ti sta dietro adesso, scommetto. Guarda, sai, guarda che se ti scopro, ti ammazzo questa volta. Ti denuncio. Vi denuncio a tutte e due. Ricordatelo che sei ancora minorenne. In galera vi mando. A mettere al mondo i figli. Era meglio che avessi messo al mondo un rospo. Così ci mettevo un piede sopra. Non posso più continuare così. Questa volta si è passato ogni limite. È abbastanza dura la mia giornata per poi ritrovarmi in questo inferno. Tanto vale provare con un uomo. Chissà, è una speranza. Qui, con una madre che crede di amarmi e non mi ama, che pretende di conoscermi e non mi conosce, che ci sto a fare? Domattina non andrò in ufficio e appena uscirà me ne andrò. Non posso più vivere qui, me ne vado per sempre. Amelia. Ho deciso. Vengo a stare con te. Come con me? Per sempre. Per sempre. Per quanto vorremo. Di giorno sono qui ogni volta che puoi stare a casa, tant'è che ci stia anche di notte, così ti vedrò più spesso e farò meno fatica a venirti a trovare, che fino all'ultimo momento, con il da fare che hai, con tutti i tuoi impegni importanti, non sai mai quando puoi vedermi. E io sempre a disposizione. O qui, o a casa a far telefonate di nascosto, o addirittura in mezzo alla strada. Sì, Amelia. Va bene qui. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco che non mi ha voluta con sé. Sono minorenne, mia madre chi la tiene, sai, nella mia posizione ci manca una denuncia. Ma se lei non ha più fiatato dalla paura di perdere quei pochi soldi che le posso dare. Tra un mese ho 21 anni e se è vero che dopo vedremo, che bisogno c'era di farmi fare tutta questa fatica? Per un mese. La verità è che vuole che ci resti qui. Te la pago io come se lo pretendessi. Te la pago io, non ti preoccupare. Tutte scuse, purché io stia qui e lui là. E ci si veda ogni volta che gli fa comodo. Sai, la convivenza per un uomo politico della mia importanza è sospetta, altrimenti dovrei sposarti. E io come comunista sono contrario al matrimonio. Che discorso è? Mi crede proprio idiota? Togliatti, per esempio, è sposato. O no? Insomma, una moglie, mi pare. Quando mai i comunisti non si sposano? Insomma, io devo stare qui da sola a risolvere tutti i miei problemi e poi correre da lui ogni volta che non sa risolvere i suoi. Mandargli avanti la casa, battergli a macchina i suoi discorsi, in modo che non si stanchi troppo la vista. E rileggerglieli finché non se li è messi bene in testa. Inutile far venire la segretaria e pagare una persona che ci tolga del tempo per stare da soli. E poi tu mi puoi dare molto di più di una segretaria. E così, io che mi vado a prendere uno come te,
convinta che sai dare a una donna la possibilità di non sentirsi un oggetto da usare a proprio piacimento. Guarda come ho indovinato giusto. E sono ormai 3 anni che sopporto di vivere in questo modo. Ho finito di leggere Il materialismo storico e Il materialismo dialettico di Stalin. Mi è molto piaciuto. Vedi, Amelia, non è un libro che si legge per provare piacere, ma è un libro che si legge per imparare a trasformare il mondo, ecco. Vado io a prendere la carne. No, stai comodo, vedi, sono già in piedi. Ma perché poi la rivoluzione sarebbe una legge oggettiva? Se ti annoia parlarne, fanne pure a meno. Perché è una legge oggettiva che chi è sfruttato, che chi è schiavo, abbia l'esigenza di ribellarsi. Tu, per esempio, che lavori per uno stipendio di fame, ogni giorno capisci nella pratica dello sfruttamento che subisci che devi ribellarti. Non dirmi che non lo senti. Certo, e non solo nel lavoro mi sento sfruttata. E chi è che ti sfrutta? I tuoi superiori, i tuoi padroni. Tu devi imparare, Amelia, a collegare il particolare con il principio generale. Ma è tipico delle donne non riuscire a farlo. Insomma, devi capire che l'ingiustizia che subisci tu devi farla rientrare nella generale ingiustizia. Certo, certo. Ma non deve sfuggirmi che io, in quanto donna, subisco altre sopraffazioni, altre ingiustizie. Engels dice che le donne hanno un ruolo determinante nel processo rivoluzionario e che soltanto il socialismo può affrancarle dalla doppia schiavitù, dal doppio sfruttamento. Rispondi tu. Io non ci sono, anche se è il partito. Pronto? No, il dottore non c'è. No, non sono la moglie. Sì, gli lascerò un appunto. Provi stasera. Buongiorno. La prossima volta dirò di essere la cameriera. Almeno sarò qualcuno in questa casa. Il Partito Comunista non è un partito che è stato inventato da 4 intellettuali a tavolino, ma è nato nel momento in cui il proletariato ha sentito l'esigenza, la necessità del partito. Lo strumento che le masse sfruttate si sono scelte per fare la rivoluzione. Non è sovrapposto alle masse, è dentro le masse. Ma perché le masse sfruttate avrebbero dovuto scegliere proprio te, visto che sei un dirigente, che non sei mai stato sfruttato, che anzi, se vieni da una famiglia ricca, che ti ha sempre tolto l'incomodo di dover lavorare per uno stipendio di fame? Che ragionamento, perché ho scelto di fare i loro interessi e non quelli della mia classe d'origine. Ah sì? E come gliel'avresti dimostrato? Come lo sanno? Le conosci tu le masse? Che cosa può saperne un uomo dello sfruttamento se non è mai stato sfruttato? Che cosa può saperne della povertà, della miseria, se è ricco? Se le immagina? Io, per esempio, dei bisogni delle masse ne saprei molto più di te. Mi vuoi provocare? Credi che io non riconosca le mie contraddizioni? Credi che io non le viva in maniera dolorosa? Ma è del tutto sterile provocare come fai tu. Se in fondo la cosa più importante che desideri è quella di sposarti, come tutte le donne di questo mondo. Non è la cosa più importante che desidero. Ma visto che questa società che mi opprime non mi lascia sopravvivere se non nel nome di un uomo che opprimendomi mi faccia da marito, sono costretta ad aver bisogno di un marito. Beh, io devo proprio andare. Stasera ti telefono. Se la riunione non finisce troppo tardi, vengo da te se vuoi. Sto male. Cos'hai? Dall'aspetto non si direbbe.
Vuoi chiamare un medico? Lo so di avere un ottimo aspetto e che si vede benissimo che crepo di salute, anche se ho i nervi a pezzi, anche se sono di nuovo nei guai. Che faccio? Un altro aborto adesso. Lui se la cava a parole. Vai dal medico, abbi pazienza, io non sono d'accordo, non puoi decidere da solo. Per lui è una cosa da niente, un incidente. La natura mi ha destinata. Chi ha detto che la donna è fatta per generare? Che la maternità rappresenta il suo trionfo, il suo massimo splendore, che non le è riservata opera più grande? Assurdità. Se ora sono qui per la seconda volta a considerare costretta da lui il mio sesso come una maledizione, una malattia, un pericolo. Lui se la cava a parole. Aspetta a me tradurle in una violenza su me stessa. Far scomparire il figlio e più niente. Non avrò più figli. Non voglio più averne. Il giorno che sarà anche lui a desiderarne, si arrangi. Se li partorisca. Altrimenti se le inventi. Una bella macchina per la conservazione del genere umano. Potrei andarmene per sempre. E poi ricominciare con un altro e ritrovarmi con gli stessi problemi. Non potrà mai capire. Non basterà che io lo ami, pretenderà come tutti che io stia lì, a pendere dalle sue labbra, a proteggere la sua vita privata, senza poterne uscire mai, se non a rischio di perdere tutto. Perché questa è la realtà. Non ho altro modo di vivere se non al riflesso della sua luce, come un pianeta. E mi critica perché voglio sposarmi, quando lui, proprio lui, con tutto il suo egoismo, le sue leggi, la sua storia, mi obbliga a non avere migliore funzione che quella di moglie. Sai, il mio capo divisione continua a starmi intorno. Non so proprio come fare. Fa meglio con questa storia del capo divisione. Se proprio te lo vuoi prendere, prenditelo. Ma no. Te ne parlo perché sono preoccupata. Ho paura che mi faccia passare qualche guaio sul lavoro. Quando si secca perché lo tengo a bada, mi ricatta chiamandomi la comunista. Allude a te, ovviamente. Cosa vuoi che ti faccia passare? È inutile che continui a dire che hai paura per il lavoro. Andar bene ti piace anche? Ti vuoi dar retta? Vuoi sposartelo? Vai, vai. Vedrai come ti troverai bene. Sei stufa di vivere come vivi, di me? Sono cose che capitano. No, Matteo. Sì, sì. Cosa credi, che non me ne sia accorto che sei molto cambiata? Io ho i miei difetti, d'accordo. Ma anche tu non scherzi con tutte le tue manie da donnetta. Il fatto è che non hai saputo apprezzare il mio amore per te, che nonostante tutto esiste e che ho portato avanti per tutti questi anni senza che venisse meno. E adesso tu, per questi tuoi problemi da quattro soldi, il matrimonio, i figli, il lavoro, cadi nelle braccia del primo che capita, rovinando la tua vita, pur di avere l'impressione di risolverla. Ma cos'hai? Stai male? Ti accorgi di quello che dici? Io ti amo, Matteo. Sono preoccupata per il mio lavoro. Quell'uomo non mi interessa affatto. Il lavoro, il lavoro. Licenziati. Ne troverai un altro. Una soluzione ci sarà. Puoi lavorare per me, lo stai già facendo. Sarai libera anche di mattina. Meglio così, no? Anzi, è un po' che pensavo di proportelo. Ma sono di ruolo. Ah, qui si deve fare la rivoluzione e lei pensa ai ruoli. E chi mi dà i miei soldi per vivere? Io. Tu lavori e io ti pago. No. Io lavoro e tu mi mantieni. E senza nessuna garanzia. Ma so già che tanto con te non c'è niente da fare. Sei tu che decidi anche per me. Certo, visto che da solo non ci arrivi a capire. Primo, sull'interpretazione dei fatti in Ungheria e di Polonia. I sentimenti sinceri di sorpresa e di dolore. Meditazione. Dopo 10 anni di potere popolare. Due, è chiaro che il nemico ha cercato di trasformare il processo di democratizzazione derivante dal 20° congresso. Fatto leva sugli errori, la critica e l'autocritica, il circolo Petofi, insufficiente vita democratica, scarsa vigilanza. Il nuovo governo, fatto proprio programma di rinnovamento. È questo che si voleva? No, l'obiettivo era ben altro.
Il rovesciamento del potere. Il rovesciamento del potere. Il massacro di militanti comunisti, rappresaglia feroce. Il 19, morti. Sulla linea del resto del costume della reazione. Sull'intervento delle truppe dell'esercito rosso. Noi marxisti non consideriamo le guerre tutte sullo stesso piano. Siamo contro l'attacco anglo-americano. Siamo con il popolo egiziano. Siamo con i partigiani ciprioti, algerini, marocchini. Siamo con i lavoratori ungheresi, perché trovino la forza di vincere, respingere i fascisti. Io scendo qui. Ti lasciamo davanti al portone? No, faccio due passi. Ciao, Amelia. Arrivederci. Ti chiamo domattina. Ciao. Siamo arrivati. Fermati subito. Volta nel vicolo. Volta! Che c'hai, di? Che ti succede? Non so, non so. Sali un attimo in sedia e avverti che non andrò. Inventa qualcosa. Che ho la febbre, che sto male, non so. Ti aspetto in macchina. Ma non dire a nessuno che sono qui. Corri, fa presto. Aiutami a scendere. Chiamiamo subito il dottore. Non era meglio, dico io, passare all'ospedale? Lascia perdere, solo un giramento di testa. Lo so io che non è grave. Tienimi, aiutami a non cadere. Portami nello studio. Ma come? Non ti vuoi mettere a letto? Telefoniamo prima. Com'è il numero del dottore? Chiama Amelia. 189921. Chiama il dottore. No, ci penso io. Tu vai a cercare Amelia. Forse andava al cinema Olimpia. Se non la trovi, aspettala sotto casa e portamela. Non preoccuparti per me. Ero un medico. Io stesso so come curarmi. Non avvertire nessun altro. Nessuno, capito? Dammi la chiave.
Signor Matteo Bianco Bianchi? Sì. È lei la signorina Amelia Rinaldi? Sì. Sono comparsi dinanzi a me ufficiale dello Stato civile per essere uniti in matrimonio? Sì. Prego ascoltare la lettura degli articoli del codice civile che regolano i rapporti dei coniugi fra loro. Il marito è il capo della famiglia, la moglie segue le condizioni di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque gli creda opportuno di fissare la sua residenza. Articolo 145, il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questi non ha i mezzi sufficienti. Ella, signor Matteo Bianco Bianchi, vuole prendere in moglie la signorina Amelia Rinaldi? Sì. E lei, signorina Amelia Rinaldi, vuole prendere in marito il signor Matteo Bianco Bianchi? Sì. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. Cosa desidera? Come, non mi riconosci? Sono Ettore. È un po' che non te vedo, viene sempre meglio a darmi qualche soldo. Giusto oggi che festa, c'è sempre da fare, sei tanto importante. Scusami, non ti avevo riconosciuto. E perché non ti metti gli occhiali? Non ne ho più bisogno, ora ci vedo bene, sono stato operato. Oh, che miracolo. Chissà quanto ti hanno fatto spendere. Ti ricordi quando venivi alla sezione di Campo Marzio? Quanto ti occorre? Va bene così? Ciao. Ciao e tante grazie, anche se grazie tra compagni non si dice. Ma adesso sono altri tempi. Scusami. Dove andiamo? Scegli tu. No, scegli tu, preferisco. Per me sono tutti uguali. Andiamo alle Due Botti. Si mangia bene. Ma è un po' squallido, eh? Andiamo alla cucina emiliana. Troppa gente. Alla Buca. È mal frequentato. E poi tutti quegli autografi alle pareti. Da Mario. Troppi cinematografari. Li detesto. Da San Pieri. Gestione americana. No, proprio no. Decideremo in macchina. Ah, sei qua. Ti ho cercato dappertutto. Ci siamo persi di vista. Hai visto che fine ha fatto? Che ci faranno con tutta sta roba? Non è di mia competenza. Tu credi veramente che Stalin, come dice Khrushchev, sia stato un assassino, un criminale, un giocatore, un imbecille, un idiota? Ma
Un uomo bisognerebbe conoscerlo personalmente per giudicarlo. Era senz'altro un sanguinario. Perché io dico, allora, se Stalin è stato un assassino, un criminale, un giocatore, un imbecille, un idiota, vuol dire che la Russia, il primo paese socialista del mondo, ha fatto tutto quello che ha fatto, ha vinto tutte le guerre che ha vinto, avendo per più di 30 anni un capo che era un assassino, un criminale, un imbecille, un idiota. Ma dove le impari tutte queste cose? E allora io dico, al tempo di Stalin, Khrushchev partecipava alla direzione del Partito dello Stato. Dunque, per tutti quegli anni, Khrushchev si è reso complice di un assassino e di un criminale. Ed è un imbecille, un idiota, dal momento che avrebbe obbedito a un imbecille e a un idiota. E allora io mi domando. Domandati, domandati. Per tutti questi anni non hanno fatto altro che dirci. Dobbiamo muoverci su un doppio binario. Dobbiamo batterci per la piena occupazione, per il progresso, per la pace, per l'edilizia, per i salari. E all'orecchio di ognuno di noi, per la rivoluzione. Ma adesso mi domando io, che Stalin non c'è più, non vale più. Non ci sono più due binari, ma uno solo. Quella che era la tattica è diventata la strategia. Matteo, senti qua cosa dice. Il matrimonio viene determinato dalla condizione di classe degli interessati e in quanto tale è sempre un matrimonio di convenienza. Questo matrimonio di convenienza si trasforma abbastanza spesso nella più crassa prostituzione. Talvolta da tutte e due le parti, molto più comunemente da parte della donna, la quale si distingue dalla comune cortigiana solo perché essa non affitta il proprio corpo come una salariata che lavori a cottimo, ma lo vende in schiavitù una volta per tutte. Come in grammatica due negazioni costituiscono un'affermazione, così nella morale matrimoniale due prostituzioni fanno una virtù. Dormi, stupida. Il primo contrasto di classe che compare nella storia coincide con lo sviluppo dell'antagonismo fra uomo e donna nel matrimonio monogamico. E la prima oppressione di classe coincide con quella del sesso femminile da parte di quello maschile. La famiglia è fondata sul dominio dell'uomo, con l'esplicito scopo di creare figli di paternità incontestata, poiché questi figli devono entrare un giorno in possesso dell'eredità paterna. La donna, asservita, avvilita, resa schiava, è semplice strumento per produrre figli. La donna resta la schiava domestica, malgrado tutte le leggi liberatrici, perché la piccola economia domestica l'opprime, la soffoca, la brutisce, la umilia, legandola alla cucina, alla camera dei bambini, e obbligandola a disperdere le sue forze in compiti terribilmente improduttivi, meschini, snervanti, deprimenti. Ancora ragazza, ella lavora per il padre, lavora senza tregua nel respiro. Nonostante ciò il padre la insulta e la rimprovera. Ti devo nutrire. Quando si marita, lavora per lo sposo e lavora fino a che l'uomo lo esige. Ma il suo sposo la insulta e la rimprovera. Ti devo nutrire. Quando il capitale si impadronì della macchina, il suo grido fu «lavoro alle donne». Ma il capitalismo non ha strappato la donna al focolare domestico per emanciparla.
ma per sfruttarla ancora più ferocemente dell'uomo, costretta a guadagnare i propri mezzi di sussistenza, sotto il pretesto che ha meno bisogno dell'uomo, il suo lavoro è meno remunerato. E quando il suo lavoro quotidiano nell'officina, nell'ufficio, nella scuola è terminato, comincia il suo lavoro nella casa. La donna e il lavoratore hanno questo di comune, che tutti e due sono oppressi. Vi è tuttavia una differenza essenziale. La donna è il primo essere umano che cadde in servitù e fu schiava prima ancora che lo schiavo esistesse. Per le donne è venuto il momento di alzare la testa. Una vera uguaglianza fra i sessi può realizzarsi soltanto nel processo di trasformazione socialista dell'intera società. Servito non bastava, do una mano, c'è tanta gente. Tutti onorevoli compagni, anche un bel po' di socialisti. Evviva l'anno nuovo! Potevi almeno farti la barba. L'ho fatta, ma è una barbaccia, rinasce subito. L'ha sempre avuta così? Già, non riesco a farci l'abitudine. Prima non si vedeva. Tutto mi appare sempre più netto e preciso. Incredibile come dopo tanto tempo ogni giorno io scopro qualcosa di nuovo. È sempre più insignificante. No, io non criticarmi, sono di buon umore. Cercherei di divertirti anche tu. Quella signora grassa, appoggiata alla parete, che parla con quell'uomo che fuma, è la moglie dell'onorevole Capucci. Sì, e lui è l'onorevole Ramirez. Sono amanti, non lo sai? Tutta una grande famiglia. Balliamo? Non dici nulla? Non importa. In questo momento la realtà che ci gira intorno non ha bisogno di parole. Infatti tutto è fermo. Viviamo nella notte dei tempi. Sei cervellotica, meglio. E in malafede. Con un piede sulla luna. Scusami, ho visto Piero, gli devo parlare. Perché i voti sinistra sono la nostra forza. Io finanziato solo i tuoi concerti. Su te sì, ma gli altri? E gli altri ci verranno dietro. Ah, fai ridere anche una baccante. Chi è una baccante? Miriam, non la conosci? È una sacerdotessa. Ma anche una. Ma fai una baccante. L'uomo che ti vuole male è meglio di una donna che ti vuole bene. Ecclesiaste. Beh, ma anche tu che te ne vai sola al cinema e andarsela a cercare. Non ho mica sempre pronto qualcuno che mi accompagni. Ah, io se non c'è mio marito non esco mai. E lui è sempre a tua disposizione. Ma no, aspetto che possa o che ne abbia voglia. Non insistere, lei è sola, il marito l'ha appena piantata.
È una bella seccatura comunque che tutto sia organizzato in modo che o hai un marito o la sera devi chiuderti in casa. Io mi sono sposata apposta. La paghi un po' cara però. Non me ne frega niente. Le corna me le mette di giorno. Di giorno o di sera nessuno ti dà credito se non hai il tuo santo marito protettore. Ti piace? È la passione di Carlo. Caro amore. Sì, ci sono stata l'anno scorso, un paese entusiasmante. Siete andati due Piero soltanto. Ginevra, sono qui. Sì, scusa, eh. Ginevra, prego, accomodati. Riproducono esattamente le strutture del Partito Comunista, le cellule, i suoi apparati. Credono di fare delle scoperte. Un certo tipo di impegno assoluto, il rifiuto della vita privata, la moralità, eccetera, eccetera, erano tutte cose che il Partito Comunista ha cercato di applicare 20 anni fa. Ha provato a farlo, ma non c'è riuscito, è utopistico, maoismo. Da noi altra gente, altra civiltà. Ameliala da sola, ma cos'ha? Perché poi, perché questa mania di mettersi a lavorare, di insegnare? Dove insegna? In una scuola media. Chi glielo fa fare? Ma non le manca niente, e tu non glielo impedisci. È testarda e irrazionale, come tutte le donne. Scusa. Figurati. Qui non ci si ragiona più con tutte queste sette, è una confusione tremenda. Per fortuna mi si sono chiarite le idee, dopo che ho studiato sull'espresso tutto il grafico dei vari movimenti politici, gruppi, gruppetti. Adesso c'è la fissazione della Cina, figurati. Hanno sempre questa smania di stare con i tempi, non vogliono farsi tagliare fuori. La verità è che quelli che ci perdono tempo è perché non sanno. Non sanno più cosa dire. E allora ogni novità è buona per fingere di rinnovarsi. Annoiata? Prendo fiato. Ha ballato molto? Sì. Vuole qualcosa da bere? No, grazie. Non ci siamo mai incontrati? Non credo. Sono la moglie di Matteo Bianchi. Ah, Matteo, che caro! Carissimo, in gamba Matteo, eh? Se andiamo al governo, quello ministro ti diventa. Ministro? Ma come fa, dico io, a lasciare sola una così bella onorevole ministro? Scusi, forse sono un po' indelicato. No. Anche lei lavora nel partito? Mi ha mai vista? No. E allora è segno che non lavoro nel partito. Sto a casa. A filare. A filare? Lei allude? Che donna intelligente. Non ha visto Matteo in giro. Che cosa mi dà se glielo do? Mi piaci. Io ci fuoco. Grazie, ho trovato l'idea straordinaria. Questa è una vela che lo porta diritto alla presidenza. Grande, grazie. Almeno vuoi mettere in... Io l'ho vista, sai, certo, formidabile. Vuoi che ti porti qualcosa da bere? Sì, grazie, qualsiasi cosa. Ecco, ecco, ecco. Scusi se la disturbo. Mi saprebbe dire cosa c'è scritto qui? Il dottore, quando gli dico che non riesco a capire, si arrabbia e dice che la sua scrittura è chiarissima, visto che lei l'ha sempre capita. Non pianga, Luciana, ci penso io. Vada a casa che è tardi, si sentirà meglio. Sono spiegato? Senti, adesso ti saluto perché devo finire. C'è qui un passo che Luciana non capisce. Perché non le l'hai letto tu? Perché preferisco pregarti di scrivere più chiaro. Ed è inutile che tu la sgridi, non è lei che non capisce. Sei tu ad avere una pessima scrittura. Non me l'avevi mai detto. Ho fatto molto male.
O meglio, non ti lasci più sfuggire un'occasione per provocarmi, per rimproverarmi. Una volta io ero perfetto. Una volta non ti dicevo di non esserlo. Mi limitavo a pensarlo. Sapevo di non poter mettere mai in discussione tutto quello che facevi. Mi proibivo di starti alla pari. Per il fatto che si era compagni, che c'era di mezzo il cuore. Ho vissuto la mia vita sempre in dipendenza della tua. Ho seguito le regole del gioco, le regole che ogni donna è doverosamente costretta a seguire. Adesso niente è cambiato, ma io accetto tutti i rischi. Mi sono licenziata. Non sono più la segretaria, l'autista, la cameriera. E allora tu hai assunto delle persone che ti servono. Almeno i rapporti fra noi sono diventati più chiari. Oggi tu dici che ho tutto, ma voglio qualcosa d'altro. Riuscire a pensare, a decidere con la mia testa, per esempio. E che tu mi ami come ti amo io. E non essere amata perché dipendo da te. Decidere anche di perdere i miei occhi e darteli. Ma non perché a quel punto tu senta improvvisamente il bisogno di sposarmi. Un occhio, uno solo. Sempre mi farai pesare di avermelo dato. Ma perché lo hai fatto? Te l'ho forse chiesto? No. Sono sparito dalla tua vita per non importi la mia disgrazia. Ma tu, ostinata, hai voluto ad ogni costo che io accettassi di ritornare a vivere, a vedere. E perché lo hai fatto? Perché avevi paura di perdermi. Non volevi restar sola. Questa è un'altra maniera di essere egoisti, di pensare a te e non a me. Non ho debiti, Amelia. Non ho debiti con nessuno. E quando pretendo che tu ti iscriva al partito, che non è poi un partito da buttar via, e che lasci quella tua stupida scuola e riprenda a lavorare per me, non faccio altro che ricordarti i precisi doveri che sposandomi ti sei assunta. Anzi, la condizione che ti pongo perché si continui a vivere insieme. Ti è chiaro adesso perché me la voglio tenere, la mia stupida scuola? Perché è venuto il momento in cui questo tipo di ricatto non voglio più subirlo. E tu non hai capito. Con tutte le tue belle idee che credi avanzate, non hai mai capito nulla. Beh, allora se in tanti anni che viviamo in questo modo, che ti sto vicino, non ho mai capito nulla, vuol dire che non c'è niente da capire. Che non capirò mai!